nei giorni scorsi, Francesca, la questione del rischio di infiltrazioni criminali nella distribuzione dei vaccini è stata oggetto di una riunione di Europol, alla quale ha partecipato il vice capo della polizia, il prefetto Vittorio Rizzi. Buongiorno, prefetto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Qualche settimana fa il segretario generale dell'Interpol, Jürgen Stock, ha detto che il vaccino è l'oro liquido del 2021, lanciando l'allarme per azioni criminali che potrebbero svilupparsi proprio intorno alle fiale del siero anti-Covid con l'inizio delle campagne vaccinali. Stessa preoccupazione è stata rilanciata pochi giorni fa dall'Olaf, l'ufficio europeo antifrode, che ha messo in guardia su potenziali vaccini offerti sul mercato parallelo o sul mercato nero. Quanto è seria, alta l'allerta, seria la preoccupazione, prefetto Rizzi? Il tema, come lei stessa ha detto, è al centro di un'attenzione di più forze di polizia e addirittura di organismi come Interpol ed Europol. È evidente che potrebbe essere un rischio enorme per la salute se gli interessi della criminalità si diffondessero anche su questo tipo di fenomeno. Ad oggi, questo glielo dico anche in relazione a quelle che sono le opinioni dei colleghi delle polizie di vari paesi del mondo, il rischio si presenta come potenziale. È potenziale perché al momento aggredire questa modalità di vaccinazione è veramente complicato. I vaccini che sono in distribuzione richiedono una particolare modalità di stoccaggio rispetto della catena del freddo. Tutte le scorte vengono trasportate da organismi di polizia o militari, per cui in questa fase il rischio sembra veramente poco probabile. Il tema però si porrà non appena sul mercato saranno disponibili farmaci che non richiederanno questo rispetto della catena del freddo, sarà più semplice la distribuzione e soprattutto sarà una distribuzione di massa. E quindi questo rischio potrebbe subentrare della creazione di mercati paralleli, così come c'è un rischio di mercato parallelo per quelli che sono farmaci che provengono dalle aree del mondo come il continente asiatico, dove sul mercato arrivano offerte di prodotti che non sono riconosciuti dagli organi della sanità in Occidente, per cui ci sono queste potenzialità di rischio che però al momento restano potenziali. Ecco, prefetto, solo un chiarimento su una notizia diffusa da un'agenzia di stampa. Ci dice che vaccini anti-Covid sono già in vendita sul mercato nero, parliamo di settori abbastanza oscuri del web. Ad oggi ci sono segnali di nel deep web, nel dark web, che ci possano essere vendite di farmaci i più diversi, da farmaci placebo a farmaci che vengono considerati in qualche modo utili a prevenire il contagio del virus, così come questi farmaci che non hanno un riconoscimento dagli organi della sanità in Occidente. Però l'idea che possa esistere un mercato parallelo, per le ragioni che le dicevo, tende a escludere che questi prodotti possano essere realmente vaccini, sono tutte contraffazioni. E quindi le conseguenze potrebbero essere anche gravi dal punto di vista della salute se qualcuno acquistasse queste forniture di vaccini proposte sul mercato? Assolutamente sì, dall'inefficacia al rischio di danno per la salute. Diciamo che tutto quello che avviene sul dark web o sul deep web ha comunque un alone di illegalità, di non trasparenza, di non tracciabilità, per cui il consiglio che bisogna dare è di escludere in ogni modo questo tipo di ricorso a, in questo caso non sono nemmeno mercati paralleli, a quelle che sono rischi di finire in mano a persone senza scrupoli e quindi poter esporre la propria salute a un danno vero, reale. Prefetto, avete già identificato delle potenziali aree geografiche nelle quali si potrebbero concentrare questi manipolatori dei vaccini? No, assolutamente no, le ripeto, si tratta di un rischio potenziale. Il fatto che le polizie di varie aree del mondo si confrontino e si scambino le informazioni e che ci sia una cooperazione così intensa e soprattutto che gli allarmi vengano lanciati non
a situazioni critiche verificatesi, ma di fronte a una situazione assolutamente in divenire dimostra che il tema della tutela, della prevenzione sta funzionando, perché peraltro l'Italia, io questo ci tengo a dirlo, è stato proprio il paese che ha promosso questi gruppi di lavoro per poter scambiare informazioni e per poter prevenire i rischi, e quindi ritengo che l'approccio delle forze di polizia italiane e l'approccio dell'Italia sia stato il più tempestivo e soprattutto orientato alla prevenzione. Prefetto, sono uscite in questi giorni, anche questa mattina, sui quotidiani notizie di faccendieri che si offrono, che chiamano anche direttamente, mandano mail offrendo vaccini. Nel Lazio, per esempio, hanno offerto il vaccino russo Sputnik. Ecco, ci sono indagini aperte, ci sono segnalazioni, risulta qualcosa? Questo è un fenomeno che la magistratura e le forze di polizia stanno monitorando. Qui si aprono scenari ancora diversi. Bisogna capire se ci sono intermediazioni volte a, ancora una volta, a intermediare rispetto a prodotti inesistenti o non efficaci o contraffatti, oppure se ci troviamo di fronte a potenziali rischi di corruzione internazionale. Prefetto Rizzi, da uomo delle istituzioni quale lei, che messaggio può lanciare all'opinione pubblica, a chi magari di questo Covid ha seriamente paura? Il messaggio da dare è di affidarsi esclusivamente agli organismi nazionali, alle strutture sanitarie nazionali e porre la massima fiducia in quella che è la distribuzione dei vaccini così come prevista dai piani nazionali e secondo quelle che sono le modalità di approvvigionamento. Ogni tentativo di percorrere strade alternative esporrà la salute stessa delle persone a maggiori rischi. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie mille. Grazie prefetto, grazie.